benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Torniamo con la mega rampa. Purtroppo c'è ancora la neve, quindi mega rampa con neve. Ma è una mega rampa super figa perché è fatta a zig zag. Ok. Ho visto un video, sembra problematica. Sembra molto problematica. Ok. È tipo che non capisci nemmeno dove andare. All'improvviso ti schianti e esplodi. E poi dici ormai l'ho finita, esatto. E invece ti esplodi e poi c'è la neve. Ok, perfetto. Non ringraziarmi. No, assolutamente, su quello mai. Ci divertiamo, tranquillo. Ecco, l'auto non è partita con la neve. Esatto, da come è partita già si vede proprio. Oddio mio. Sì, ok, ragazzi. Questa è solo la prima parte del zigzago, eh. Ok, e qual è la seconda allora? E la seconda arriva dopo. No, ragazzi, mi sto schiantando. C'è un Viola che mi ha beccato, volevo ringraziarlo. Non sono io il Viola, io sono il No. Il primo De Marco, ovviamente. Questo allora, si chiama Fortuna? No, sono esposo per primo. La prima parte non sembra. Vabbè, sei strana, primo in qualcosa. Comunque. Esatto. Non sembra strana? Aspetta l'atterraggio all'altra rampa. Che vuol dire? Come di che l'ho detto, esplodo. Ma l'ha fatta Steph, ragazzi, questa rampa. No, dove devo andare, sì, ragazzi? Sì, l'ho creata io, ragazzi. Bellissimo. Ah, ma giù devo andare. Ok. Ok. Sì. Okay. Il problema è che l'auto non si gira perché non ha grip. Ragazzi, è terrificante. No. È fin lì. Se esplode adesso. Esatto, sono stesso identico. Potrei piangere. Fere. Hai visto? Ragazzi, Fere sta facendo tipo dei giochi veramente clamorosi. Bellissimo, ce l'ho fatta. Okay. Adesso dove accidenti devo andare? Ma che aereo è? Esatto, stavo per dire. No, ragazzi, che cos'è? Mi dice che sono a bassa velocità, ma perché? Raga, non dove so è il checkpoint? Raga, dov'è il checkpoint? Sono sopravvissuto. Ho detto uccido dopo. No, dai, Steph, ti voglio bene. Ma cattiveria veramente pure. Raga, non trovo il checkpoint. Io l'ho trovato. Cuore che giro. È okay. Tutto sopra. Vi voglio far sapere che il secondo veicolo è un camioncino militare. Non ci credo, ero lì e sono scoppiato. Siamo esplosi. Non ci credo. Ma non hai preso il checkpoint? No. Non ci credo. Grazie. Ci ha messo di più con l'aereo che con la rampa. Eccolo, lo vedo. 2 ore per vederlo. E adesso esploderò nel tentativo di prenderlo. Sai che me lo stavo chiedendo anch'io. Cosa? L'aereo? È quello che è appena successo a me, quindi. Ma questo aereo, Fere, se l'ho fatto su GTA, perché io non l'ho mai visto. No, neanch'io. Ma secondo me non l'ha mai usato nessuno, esatto, sto aereo. Questo qua voleva non fare mai usato il furbo. Sarà un motivo se qualcuno sì, non d'accordo. Ragazzi, se lo doveva domandare quando il tipo ha creato. No, merci esploso. No, povero. Ho letteralmente ci ho messo più tempo a trovare il checkpoint che a fare la rampa. Raga, io sono riesploso con l'aereo davanti al checkpoint. Ok. Io vi voglio dire che con il camion va tutto bene. Ma mentirei. Benissimo. Immagino. Immagino allora, quanto bene vada. Faccio. Ma quanto veloce va sto aereo? La prima palloncino. Apri le ruote se è troppo veloce. Ti fanno rallentare un po'. È il consiglio che mi ha dato Marci un sacco di tempo fa. È vero, anche la parte prima. Per ricicla i consigli dei nonni. Come si apre? No, perché Marci mi dà sempre. Okay. È l'unico che mi dà consigli per riuscire a fare le cose. Quindi almeno gli do i crediti. Nonno Marci. Io c'ho già paura per l'aereo dopo. Ormai l'aereo ho capito che è il mio incubo di questa mappa. Sì, pure io. Ho più paura dell'aereo che del prossimo veicolo. Sì. Mi spiace, ma io sono morto. Sono andato. Steph, ma era necessario? Ma do. T'ho preso? No, ragazzi, comunque i veicoli li sto facendo first try, non vorrei dire. Fere, ti vorrei dire una cosa. Cioè, il signor Steph mi ha buttato giù. Tutto per uno short, comunque. Tutto per uno short, sì, ma c'è stato. Che tanto non farà silenzio. Nemmeno views, ragazzi. Cioè, ancora peggio. Comunque, la cattiveria con 15 secondi, Fere mi disarma. Eccoci qua. Poi devo tenerci alla sinistra. No, così, ragazzi, bello. Con la polizia. Ho capito. Ho capito quindi il giro che devo fare. Ciao, addosso, per favore, grazie. Finalmente ho capito il giro giusto per prendere il checkpoint dell'aereo. Complimenti. Eccoci qua. Io sono volato giù ancora col camion. Bene. Madonna. Sì, lo vedo un po' troppo veloce con quel camion. Un po' troppo. Siamo compagni sventure, fra. No, niente. Ma lui se la sente, raga. Sono atterrato sul lume del canale del tizio. Sì, siamo andati un'altra piattaforma. Credo che sia salvabile veicolo. Da lì, però. No, invece no. Cioè, era salvabile, ma ovviamente la sfiga. Ragazzi, avete visto la notifica in basso a Fere sinistra? Prima. Prima. Devastante. Ma incredibile. Devastante. È una coincidenza, andrà tutto male da adesso in ti poi. Ti spiego, siccome lei è nata storta, una mappa di rampa, zigo-zago, è perfetta per lei. Perché lei è nata facendo zigzag, capito? Dici tu, no? Questo era un po' troppo, comunque. Troppo? Dici? No, lo accetto. Lei l'accetta, però. Accetta di essere nata storta. Sì, quello è vero. Allora. Credo di aver azzeccato il mood, credo.
Ok. L'auto della polizia è peggio del camion. Steph torna primo. Ottimo, buona a sapersi, visto che dovevo ancora. Perché rotola di più. E quindi posso sapere chi era sto camion? No. Ce la fa, è salvo. Fermati. Okay. È salvo. Mamma mia. Devo dire che la musica house sotto tipo ti carica comunque. Cioè, il giusto. Io vorrei sentire quello che stai sentendo tu. Io invece come musica c'ho la sirena della polizia. Vabbè, comunque. Che è più o meno quello che sento tutti i giorni. Eccoci qua. No. Mamma mia. Aiuto. Cos'è? Non ce l'ho fatta. È un problema. Ecco che farebbe. Ti ricordi quel camion che ha quella sorta di micro ascensore da alzare e abbassare gigantesco? No. Ecco, prossimo veicolo. Non è vero. Allora, più o meno va tra i 7 e i 9 km orari. Mi è crashato GTA. Non è vero. Davvero? Sì. Oh, no. E Marco si salva la vita oggi. Andiamo. Abbandona la sessione. No, esatto. Perché? Mi è crashato proprio mentre stavo prendendo l'aereo, ragazzi. È la neve, neve palese. Sono caduto all'ultimo. La neve ha colpito. Mi piace dire che sia colpa della neve. Come la vita in città. Come la vita in città, ragazzi. La neve. Sempre la neve. Sto impennando con sto robo. Bene, togliti! Che ci posso fare? Non ho il controllo. Ma che vuoi? Cioè, guardami come la devo fare. Guarda. Devi alzare un pochino l'ascensore. E come si alza? Ma che ne so i tasti? Gli stessi tasti dell'aereo. Che vuol dire? Non li. Steph, io ho il joystick. L'analogico destro verso l'alto e ti alza l'ascensore. No, preferisco rimane così. Rimane così. E poi già in alto. Ma sono quindi. Anche il muletto. Infatti è forse un po' più basso fare. Forse sì. L'analogico comunque destro. Cioè. Anch'io il muletto, sì. Possiamo dire che muove. Marci, dato che era ultimo, ha fatto crashare Mark? Può essere. No, ma raga, ma è vero, ma ho fatto un po' apposta perché ho detto, cioè. Dai, non cadere. Sinceramente di essere ultimo non ne ho voglia. E quindi dici tu alla no, raga, Steph, dimmi poi i tasti da tastiera. L'8. Perché non ci riesco, mi sbilancia troppo e non trovo i tasti da giocare. Sono rimorto. Oddio. Frena con tutto te stesso. No, perché acceleri? Io lo lascio in basso. Allora, chi riesce a fare sta in basso, mannaggia. Veramente gli do dei soldi. Mi dai 100 euro se lo faccio forse. Te ne do 150, guarda. L'hai detto? Oh, raga, la filmata. L'ha detto. Io l'ho sentito, Vai, sono un notaio. Questo che sia official è primo, vabbè. Sono quello che registra tutte le conversazioni su TS. Esatto. Ce l'ho fatta. Per ricattarvi in futuro. Allora. Quanto ti fa male risparmiare tutti, Steph, così per chiedere? Vi sto guardando uno ad uno. E nel mentre mi trattengo. Devi stoppare un po' questa dipendenza nel. Comunque, ridendo e scherzando, ho appena sentito le sirene della polizia fuori dal balcone. Arrivano. bello. No, ragazzi, bello. Ma sto veicolo io non ce la faccio. No, veramente. Cioè, non davvero non ci posso riuscire. È un'agonia proprio, cioè. Ecco. Allora, dopo abbiamo un camion. Che è tipo caduto. Un mix tra spazzatura. Sto per e urlare lavori. Tantissimo, ma. Compratevi delle cuffie insonorizzanti. Ho perché... bisogno che dici a Steph che mi aiuto, chi è? Che mi deve 150 euro. Ah sì? Grazie, però mi hai dato una mano. Segno Steph. Subito questa cosa. Esatto. Il pagamento vediamo... entro 30 giorni? No, ti prego, non andare da quella parte. Segno subito allora. Va bene. Signor Ziao, le fornirò le coordinate bancarie del mio cliente. Va bene. Steph, un avvocato, un commercialista, tutto. Questo veicolo no, fa schifo. No, questo camioncino qua è bruttissimo. No, ma... cado. No! Sì, forse. Io sono appena caduto con il muletto. Il fatto che poi devi quando carico il muletto soffri capo... davvero tanto. Mamma mia, ragazzi. No, veramente. Ragazzi, cado all'ultimo. Cioè, secondo me i filosofi di un tempo per scoprire la sofferenza sono caduti con quel muletto. Sì, ma per forza. Non considera che ho sofferto meno quando mi mandavi le foto di me su Instagram. Il problema Dai, è rimettermi può non in piedi. Esserci un camion, per favore? Lo chiedo per un amico. Che è proprio la specialità della mappa. Non vorrei discutere. È bravissimo, Marci. Porca miseria. No, è proprio no, raga, ragazzi, no, qualcuno no, di voi mi deve dare una mano. Come? Sono letteralmente incastrata alla fine. Arriviamo. Guarda, io sto arrivando. Cioè, io non accetto. Ma ci sai che stai a rischio hit? Ok, sei salvo. Forse, ho appena smontato la discoteca. Cioè, perché non cammina? Aspettate. Ma la prima volta che sto giri la discoteca, quando respawni non ce l'hai più. Comunque, esatto. Steph, sai perché ho problemi? Esatto. Perché il muletto si alza quando io accelero col joystick. Bello quindi sto quello. Problema. Vedete come sono?
Aiutatemi. Ma si vede Xiao, credo. Una mano. Sì, sì, la vedo. Perché io non cammina più? Aiuto. Io adesso vedo Xiao che cade per aiutarmi. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Alla fine ce l'ho fatta, l'ho buggato un po'. Sembriamo due anziani, però ce l'abbiamo fatta. Sì, sì. Siamo due anziani. Madonna. L'importante è farcela. Allora, con calma. Mai più il muletto, raga, vi prego. Se qualcuno vuole andare in disco, sì, sì. È qua. I biglietti. Io il primo, raga, no, c'è pure quello. Non sia notaio che PR di discoteche. Nel tempo libero. E anche poliziotto. C'è qualcosa che non va nella mia vita, raga, mi raccomando. Allora, ok. Ce l'abbiamo fatta, ho fatto la discoteca e non so neanche io come. Una domanda, secondo voi in GTA 6 metteranno una possibilità di fare un tipo una modalità spettatore? Rejoin. No, Rejoin spero, soprattutto. Rejoin c'è su Minecraft. Ma guarda, capire, io ho ma capito una i cosa, giochi, che magari non c'hanno voglia, quindi non penso. No, no, ma io anche chiedo agli sviluppatori, nel caso gli do una piccola idea, sapete. Che sai che ci seguono, dici tu, cioè, non è che pretendo, giusto. Guarda, io invece mi limiterei a dare l'idea al creatore di questa rampa. Che ha ben pensato dopo tre camion di fila di mettere il carro armato. Che comunque dici tu. No, adesso se ti becchiamo, no, non hai idea di quanto è peggio, perché si bugga e vola. Ah. La cosa peggiore della mappa è il checkpoint dell'aereo. Ragazzi. Forse sì, cioè, o l'aereo stesso. Cioè, sì, non è normale dover fare è tutta vero. Sta roba. Io non per riesco raggiungere a giocare, non c'è un'inquadratura decente con sto coso. Porca miseria. Sei col carro armato. Adesso ti becco e esplodo, vuoi dire? Ah, oh, no. Ma raga, non mi va più l'aereo. Ma io non lo so che mi succede. Non mi va più l'aereo. Sappi che ti ho risparmiato, Oh. E c'è il camion del ferro. Voglio ricordarmi che mi hai risparmiato. Ok. Sia prima, perché bastava che non andavo verso l'alto e eri morto. Sia adesso, perché giravo a destra ed era tutto Eccoci. Finito. E io muoio, lo so, perché a me il karma punisce al contrario. Quando sono ma buono. Ma male. Ok. Ma tranquillo, anch'io sono in una situazione un po' di difficoltà. Occhio. Oh, grazie. Ah, mi hai messo dritto. Devo andare con calma con questa roba. No, perché raga, se si incastra la canna del carro armato, tu voli. Cosa non positiva in una rampa. Okay, discoteca, fatto. No, raga, mi fa veramente piangere. No, ma non ce è l'ha fatto il tentativo. Io l'ho fatto tutto il primo tentativo, tranne. Fede atterrato. Cioè, ragazzi, non mi va più l'aereo. Perché quel coso, se va troppo lento, si ferma. No, sì. Ma mi si sono proprio buggati i tasti, secondo me. Cioè, non mi va più. Ah, eccoci qua. Il golf cart. Plot twist. Non credo. Io me lo sentivo. Che effettivamente, se fai una mega rampa senza il golf cart, non è una rampa. Ma sai che secondo me è il più facile di tutti? Non vorrei dirti la cavolata. Te la faccio sapere tra poco. Ma temo di volare via dalla mappa, in realtà. No. Beh, è vero, effettivamente. Anche perché sbatti in tutti quegli scalini di legno. Ah, sono riuscito a far funzionare l'aereo. Pianto. Andrei un po' più piano, te lo dico proprio. Sai che è un po' difficile frenare? Allora, io sto che altro, se le ruote non toccano terra. E l'inquadratura con il carro armato non è gestibile, eh. Porca miseria. Cioè, sai dove sei, per modo di dire. Finché non cadi. Madonna, eccolo. Sono salvato, assurdo. Buono. Come fa un golf cart comunque ad esplodere? Secondo me i golf cart non possono esplodere. Vabbè, sì, andranno a benzina, scusami. Sono quelli ok, ma se tu sbatti sul tettuccio, come fa ad esplodere? Vabbè, non ha senso. Dipende tante da che cose, altezza. Non se ti caraventi a 250 metri. No, tipo da 10 metri di altezza sul tettuccio non dovrebbe esplodere, dai. Compriamo un golf cart e facciamo un video. Ok, Steph, hai fatto? Non ci credo. Golf cart non lo so, forse perdo. Quindi hai ancora una chance di vincere tu, in realtà. No, non ce la faccio. Ok. Ah, bello il carro armato. Mi viene proprio voglia di buttare il joystick. Io c'ho le ruote del golf cart che tipo una va a sinistra e l'altra va a destra. Si può sparare, no? Magari. Purtroppo no. Io ho perso tutte le mie abilità oggi. Ok. Niente, cioè, non riesco più a fare nulla. Zero proprio. Sto iniziando a roteare, Steph. Cioè, visto, neanche Marci. Iniziato. Ah. Sempre vi voglio dire di che in 20 minuti. No, Marci. E 40 secondi. Hai finito. Steph è magnifico. Conclude. Conclude. Bravo. Però è stato 20:38, ho rovinato il video. Ciao. Complimenti. Ciao. 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 Watashi no na wa Kira Yoshikage. Nenrei 33 sai.